Tutti quelli che si sono sporcati con l'immondizia sono morti tutti, li suicida. Usavate la sabbia per fare il cemento e Ecco. dopodiché nelle buche della sabbia mettevate i rifiuti. Perché erano milioni e milioni di metri cubi da riempire. Perché tu pensa, inizia a Pozzuoli, a Superstrato, fino a Nola. Quanti terreni ci hanno voluto? E tu pensi che a certi punti è sopraelevato in 4-5 metri. Il discorso è, dove hanno scavato le buche per la Superstrata e per la terza corsia? Lì stanno, puoi stare certo. Tu mescoli rifiuti chimici, raggi ospedaliere, rifiuti ospedaliere, rifiuti industrie farmaceutiche, rifiuti pitture, rifiuti di tante altre industrie. Con quell'altra robaccia, non è che chi si scaricavano, pigliavano la gruetta, usavano bene delicata, ci mettevano un cemento sopra, no, alzavano una tabla e andava giù. All'improvviso è uscito un fusto della monnezza fuori, un fusto tossico. E usciva delle puzzolenti che non crescevano più le erbe, gli alberi che morivano. A me quello che mi ha fatto pentire principale è stato questo, perché ho detto da qui a 10 anni questi non hanno scampo. Né i miei figli, né i figli degli altri, né gente che, insomma, prima di nascere qui li stanno ammazzando la gente per soldi. Ma quanti soldi vale il mercato dei rifiuti? Miliardi. Vale più il mercato dei rifiuti che i mercati della droga. Chi è che teneva i contatti con le imprese che producevano i rifiuti? Solo Chianese o anche lei? No. L'impresa teneva un nipote di Bidognetti. Che era quale nipote di Bidognetti? Un marito era nipote Cerci, Gaetano Ah, Gaetano Cerci. Cerci. Ecco. Gaetano Cerci, vedi che poi non mi sono passato tanti anni. Gaetano Cerci, Pianese, Vassallo e qualche politico. Questa roba qui l'avevano fatto sotto sotto assieme a Chianese con l'accordo di Licio Gelli per fare i traffici di tutta questa E qual roba. era il ruolo di Licio Gelli? Perché dice c'era. Perché, Chi gliel'ha detto di Licio Gelli? Licio Gelli, a massoneria, con l'avvocato Chianese, che l'ha data a strada un po' di cose, l'ha mandato là, erano culo e camicia. E Ma Licio questo l'ha Gelli saputo da Chianese? gestiva attraverso delle società che stavano a Milano, a Santa Croce sull'Arno, a Zoni Padova, tutto al nord e centro-nord, tutte queste società e cooperative, si immondizia e si trasporti, che portavano tutta questa roba tossica e Ma lei nucleare. diceva che le cose atomiche erano delle cassette, come erano Sì, queste cassette di piombo? i cassetti erano così, più o meno 50-60 centimetri, Venivano da? triple rettangolare. Venivano dall'estero. Che paesi dell'estero E sarebbero? me so che venivano dalla Germania, da non so con precisione, la Germania sicuro veniva qualcosa. Sicuro, perché ho visto l'aquila vicino a una di. Io l'ho accettato, di corsa, felice, perché io già la sentivo, perché io sapevo che dopo 3-4 anni là si schiattava tutte cose e iniziava un casino mai visto. La gente sta a morire, ma moriranno tutti, però non si ribellano e non vanno a pigliare le istituzioni pure il collo, gli tirano il collo. Quindi lei va con questo elicottero. Ma mica un giorno, sono stato 4, arrivavo là, allora abbiamo sorvolato, tutta la domenica ci hanno fatto vedere tutti i luoghi, vasche scavate, tutte queste cose. Poi siamo andati a Casale scendevamo con l'elicottero, c'era un pullmanino blindato, con quelli dell'AIEA, tutto bianco, i metal, eccetera. Sui siti, in un giro abbiamo dovuto scappare perché usciva ancora, non era finito di riempire, usciva l'acqua verde smeraldo, Si ricorda qual puzzava era questo sito? Qual era questo a sito? Casale, sotto i campi sportivi stanno. Sotto il campo sportivo di Casale, Sì, rifiuti di termonucleari. dietro. Ci hanno portato, siamo andati via con andatori, ci eravamo scappati.
sull'altra terra, siamo scappati. Un posto lo trovammo deserto, un terreno produttivo, come i rami degli alberi, stavano come Cristo in croce, legni secchi, alberi così, di lui, Dove? no, a Casale. Principalmente là è stata messa parecchi monete, tra Casale e Villa Leterno, poi è stata messa a Giugliana, a Parete, tutta zona di Parete, Giugliana, Villa Quindi Ricca. se vanno a scavare dietro il campo sportivo Di di Casale, Casale sì. e trovano. Siamo andati in commissione con mafia, io con i documenti che ritrovai. Quando io sono andato in commissione, glielo ho detto, la commissione Scalia, ho detto, sentite, ma voi tenete tutti i carti. Potete lasciar morire 5 milioni di persone, così. Ma queste carte voi le tenete dal 93. E loro? Loro hanno detto, dove mettiamo tutta questa roba? E chi ha 26 mila miliardi per poter fare il primo bonifica? Perché ci vogliono 26 mila miliardi per fare quelle bonifiche. C'è una ragione di Stato che impedisce che certe Ma ragioni di cose. Stato è uno solo, soldi e voti. Lo sanno, lo tengono scritto, tengono il perizie. Perché l'hanno segretato? Perché? Ci sta qualcuno di loro che reagisce o parla. Perché sanno che un giornale durerà 7 giorni, 8 giorni, 10 giorni.